Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Crysis Remastered. Oggi cercheremo di raggiungere il sito di scavi dove hanno rinvenuto un robot alieno ancora intatto. Ma lungo il percorso dovremo affrontare decine di soldati nemici armati fino ai denti, veicoli corazzati e addirittura elicotteri. Sarà una battaglia senza fine. Buona visione! La situazione è grave. Non riesco a contattare il JSOC sul canale protetto. Deve essere un altro disturbatore, dobbiamo trovarlo e eliminarlo. Ma per ora siamo soli. La zona evidenziata sulla mappa è circa 3 km dentro la valle. Capo, questo suono non promette bene, Prima abbandoniamo questa roccia, meglio... Concordo con lei. Oh, alieni in avvicinamento rapido! La nostra tuta si comporta in questo modo quando sono nelle vicinanze. Ah, eccolo! No, si è rapito Prophet! Prophet! Ma no! Capo, chi mi paga lo stipendio questo mese adesso? Prophet, mi ricevi? Capo! Rispondi, Prophet! Rispondi! Bonnie! E alla fine ne restarono due, ovvero noi, Nomad, e anche Psycho, che è andato a portare via la spia della CIA. Nomad, sono il maggiore Strickland, dal comando. Dica, signore! Abbiamo perso il contatto con il vostro leader. Nessun segnale dalla tuta e nessuna posizione. Cosa sta succedendo là fuori? È una Prophet brutta giornata, capo. Ripeto, Prophet è scomparso. Abbiamo due vittime e qualcosa ha appena rapito Prophet. L'ha trascinato nella giungla. È sparito. Ti tireremo fuori da lì, figliolo. Non ti muovere, ti spedirò più presto un Meetle. Negativo, signore. Posso ancora farcela. So dove si trova Rosenthal. È prigioniero in un sito di scavo nelle vicinanze di una base militare coreana. Sto andando a recuperarlo. È una tua decisione, figliolo. Purtroppo il nostro GPS è disturbato. Non possiamo fornirti supporto tattico. Se riuscirai a localizzare e disattivare il disturbatore, eseguirò una scansione satellitare della zona per identificare quel sito di scavo. Ricevuto, maggiore. Grazie. Ok, quindi siamo da soli, dobbiamo ancora affrontare decine e decine di coreani arrabbiati con la vita. Signore, si placchi un attimino. Ok, fatto fuori, sono letteralmente dovunque. Dobbiamo quindi raggiungere il sito di scavo dove si trova il professor Rosenthal, quello che ha scoperto la razza aliena su questa cavolo di isola. E che ovviamente è tenuto prigioniero dalle forze coreane. Aspetta che mi rifornisco, dovremmo essere... a posto. Allora, come ci hanno detto, il sito si trova ben distante dalla nostra posizione attuale. Ma prima dobbiamo disattivare il disturbatore, che presumo si trovi poco più avanti. Allora, cerchiamo di aggirare il nemico se possibile. Aia, vedo tanta gente là davanti. Pian pianino mi stanno circondando. Allora, cominciamo ad eliminarli uno a uno. Il problema di Crysis è che girando a 30 frame al secondo è un casino riuscire a sparare correttamente. Aspetta un secondo, Bonnie. Ah, sono in fin di vita. Per mia fortuna, grazie alla mimetizzazione ottica, diamo preziosi secondi alla nostra tuta per poter ripristinare completamente la salute. Vedo il disturbatore. Ok, è laggiù. Aspetta, 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 che c'è ancora una marea di gente. Porco cane, hanno schierato un bel po' di forze. Buongiorno, signore. Che piacere fare la sua conoscenza e dei suoi amichetti. Bani. Salve, signore. Vuole venire a giocare con me? Venga qua, venga qua. No, l'avete ucciso voi. Tecnicamente l'avete ucciso voi. Aspetta, quello c'è morto. Resta il signore laggiù. Ok, mo basta veramente però. No, c'è ancora gente, che cocchio. Che fa, che fa, che fa, sbircia. Ma non si sbircia, santo cielo. Ok, aspetta che ce ne sono ancora un bel po'. Tipo il tipo qua, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Si sono radunati di nuovo tutti qua dietro. Signore, mi sta fermo un minuto, perché è già difficile prendere la mira a 30 frame al secondo. Porco cane, Bonnie. Ok, fatemi disattivare il disturbatore, perché altrimenti non riesco a vedere i nemici sul radar. Oh, oh, vabbè, c'è tanta gente attorno a me. Il sistema GPS è tornato attivo. I dati satellitari mostrano una base nordcoreana vicino al fiume. Ti sto trasmettendo le coordinate. Ora vedremo di localizzare il sito di scavo. Perfetto, grazie maggiore Strickland, è stato un piacere sentirla, Saluti a casa alla famiglia. Guarda lì che sono tutti laggiù. Ok, due ne ho fatti fuori, aspetta un secondo. Devo ricordarmi che sto cavolo di fucile d'assalto dei coreani è di un'imprecisione assurda. Sì, so che a colpo singolo sarei più preciso, ma fidatevi che con loro che si muovono e sbisciano avanti e indietro è un cavolo di casino. Buono, dovrei averli fatti fuori tutti. E tutti con fucile a pompa, scusate, che pappino ha bisogno di munizio, portate pazienza. Tornando a noi, dobbiamo circa percorrere 3 km all'interno della giungla per raggiungere la base dell'EPC. Se non ricordo male, dobbiamo praticamente arrivare qua sotto, c'è un ponte, poi dobbiamo risalire tutta la strada per poi andare in questa direzione dove c'è il sito di scavo. Questa è una delle mappe più grandi del gioco. Ah, gallina, gallina, ciao amica gallina, vieni a giocare con me. Via, come stai? Vai libera e felice, vola!
È più o meno, eh. È ancora viva e solo un po' ammaccata. Allora, abbiamo dei coreani che stanno tenendo sotto controllo la zona in una postazione. E se notate molto bene, ci sono un bel po' di veicoli. Signore, cosa fa lei lì dentro? Non c'ha voglia di lavorare lui. Allora, dobbiamo eliminare di sicuro il tipo laggiù, se mi riuscisse. Così che non c'è nessuno che può spararmi dalla torretta. Ottimo, speriamo che non lo rimpiazzino molto in fretta. C'è un tizio lì. Un altro signore buggato male là dietro. No, scusi, non volevo disboscare la foresta. Aspetta, 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 che quello si è accorto di me. Morto. Vabbè, quanta gente c'era lassù? Un attimo che ricarico. C'era una riunione a quanto pare. Oi, ok. Il gioco era anche abbastanza buggato a suo tempo. Essendo una remastered, molto probabilmente non si sono messi a correggere la maggior parte dei cari buoni vecchi bug. Un altro là sopra, ma la smette, scusi. È pieno zeppo di cadaveri di suoi colleghi. Non mi dire che il tipo in macchina è ancora in macchina, signore. Scusi, potrebbe scendere cortesemente dal veicolo? Salve, buon uomo. E niente, ho detto io non scendo, porco cane, questo è il mio veicolo e faccio quel che mi pare. Porco cane, ne ho vista di gente morta male, ma lei, signore, mi è morto male, scomodamente, sopra un'arma pesante. Non dico altro. Scusate, palpeggio giusto un attimino, mi servono giusto un po' di armi. È stato un piacere conoscervi. Oh, buongiorno, che ci fate voi due qua dentro? Mi sono spaventatissimo. Sono entrato per vedere se c'erano delle munizioni e loro due fermi nell'angolino a far cose. Ok, abbiamo nascosto anche i cadaveri, nessuno ha visto nulla. Senti, vediamo di andarcene da qua molto in fretta. C'è anche il mio amico Ciccio, mi raccomando, metti le cinture che potrebbe essere un viaggio abbastanza pericoloso. Nomad, attenzione, rivediamo un veicolo diretto verso di te, pesantemente... Oh, sì, adesso ho visto che c'è un po' di gente. Boni, 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 fuori il mitragliere subito e poi tutti gli altri. E che porco cane, no davvero. Il mouse lag... Oh, un elicottero, dicevo, il mouse lagga da schifo. Allora facciamo una cosa tattica. Oh, ciao ragazzi, chi vuole una bomba a mano? Oh, non ho preso nessuno, ma mi prendi giro. Ok, allora vediamo di abbatterli manualmente. Non c'è nessun problema. Ah, è una fumogena, ho lanciato. Ok, non è poi così male. Eccoli che stanno arrivando. Kinder sorpresa a tutti voi. Non mi vedono, non mi vedono loro. Santa granata fumogena, mi ci metto proprio in mezzo. Non mi vedono. Ma perché non le ho mai usate? Neanche 13 anni fa le ho mai usate. Sono praticissime, santo cielo. Ok, l'elicottero sembra che se ne sia andato. Tuttavia, sparando, ho fatto fuori una delle ruote del camion. Dannazione, devo continuare con la mia Jeep. Purtroppo è pesantemente danneggiata. Quindi facciamo molta attenzione a non subire troppi danni. Oh, porco cane, ho parlato proprio al momento giusto. Allora, aspetta, 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 aspetta. Il mouse sembra che si muova sulla melassa. Non è che si muove in maniera precisa. No, 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 no. Sembra che stia scivolando sul ghiaccio. No, granate a tua nonna le tiri. Granate le tiri a tua nonna. Ok, perfetto. Oh, è tornato l'elicottero, non so dove. Eccolo lassù. Proviamo ad abbatterlo senza bisogno di utilizzare lanciamissili. La telecamera è anche sotto il terreno. Ma vabbè, dettagli, morici. E... olè. Ho quasi preso la baracca, ma vabbè, dettagli. Atterraggio perfetto, signore, complimentori. Oh, ma che carini, sono morti assieme loro. Sono sempre stati uniti nella vita e anche nella morte. Ciao, ranocchia, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ti prendo ranocchia, vieni qua, ho detto. Non sfuggirmi. Posso leccare la ranocchia, magari mi troco come non ci fosse un domani. Vai, ranocchia. Ok, non tiriamo le ranocchie ad alta velocità contro le case. Ti è un po' sventrata, ma vabbè. Oh, buongiorno, prendi tutto, prendi tutto. Vediamo un po', anche un lanciamissili lo gradirei, ottimo. Perfetto, vediamo di requisire uno dei loro veicoli. Scusate, vorrei evitare di rigarlo. Ottimo, e vediamo di raggiungere quella cavolo di base. Ovviamente se passiamo dalla strada incontreremo molta resistenza. Se non ricordo male potevamo anche passare attraverso il fiume. C'era un passaggio attraverso la foresta. Diversi approcci, io scelgo quello un attimino più stupido, in modo tale da incontrare i nostri amici coreani. Ecco qua, facciamoli fuori subito, perché altrimenti, non appena arriviamo alla base, i bastardoni possono cercare di ritornare indietro. Signore, la vedo là dietro. Dicevo, possono cercare di ritornare indietro e avremo molta, molta più resistenza da far fuori. Ehi! Sì, ma placati. Oh, cicchino, 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 cicchino. Cerca di penetrare senza farti scoprire. È un po' tardi, ho già un cecchino che mi spara, ma vabbè, dettagli. No, hanno lanciato l'allarme. Perfetto, dicevo, comunque facciamo fuori il cecchino. Perché se mi rifugio sulla torre dovrei poter far fuoco sugli altri tranquillamente da là sopra. Ripensandoci, forse mi conviene abbattere innanzitutto quell'aereo.
Se non mi avessero notato, fidatevi che adesso un attimino lo sanno. Ok, eccoci arrivati in cima. Salve signore, scusi. Mi servirebbe il suo... Signore, scusi. Mi presta il suo fucile da cecchino? Grazie, Perfetto. Peraltro vi faccio notare che finalmente abbiamo sbloccato il mirino di precisione. Ora è un'arma seria più seria. Perfetto, cominciamo ad eliminare tutti i simpaticoni. E che c'ho le fronde dell'albero davanti che mi rompono i maronzoli. Aspetta un attimo, c'è un cecchino sull'altra torre laggiù. Vediamo di abbattergliela. Sono un bastardone. Aspetta che quest'arma aveva anche... ah, aveva anche un mirino. Perfetto. Si è spostato all'ultimo. Il furbacchione. Non abbastanza velocemente però. Ho solo ancora due colpi. Quindi vediamo di farceli bastare. C'era un tipo laggiù. Signori, ho ancora un proiettile, chi lo vuole? Allora, scusate un secondo, devo disboscare la zona, perché assolutamente non si vede nulla. E bomba. Oh, decisamente molto meglio. E neanche troppo. Ciao ragazzi, che fate lì sotto? Mi tenete un attimino la bomba a mano? Bomba a mano, signori, bomba... Porco cane, ma questi non sono soldati, questi sono degli imbecilli. Signore laggiù! E la smetta di sparare. Porco cane, era il mio ultimo proiettile. Vabbè. Beh, una cosa è certa, abbiamo fatto una strage assurda. Ci sono cadaveri letteralmente dovunque. Allora, c'è ancora qualcuno vivo, purtroppo per me. Vediamo se riesco a trovare un po' di rifornimenti. Buongiorno. Da qualche parte c'era anche un lanciagranate che potevamo attaccare al nostro fucile d'assalto. Scusi, buon uomo, non per criticare le sue tattiche, ma il nemico è da quest'altra parte. Ma sei pirla. Aspetta che c'è un altro signore di qui. Buongiorno, mi resti fermo lì. Ok, dovrebbero essere gli ultimi, mi auguro. Oh, buongiorno, rifornimenti. Guarda quanta roba che c'è qua su. Allora, fucile a pompa e al massimo. Oh, eccolo qua, mi ricordavo il lanciagranate. Perfetto, recuperiamo comunque granate normali. Da qualche parte c'era anche una mitraglietta leggera che non era male in effetti. Perfetto, no, questo non lo voglio. Ora, se premo X potete vedere che al posto di avere l'innesto tattico che non uso mai, possiamo montarci invece l'innesto lanciagranate. Yay, e se premevo 2, ecco qua che mi lasciava usare il lanciagranate. Perfetto. Ottimo, non mi resta che hackerare premendo semplicemente un singolo pulsante uno dei computer dei coreani. Download completato. Ricevuto, Nomad, ottimo lavoro. Sembra che le forze nemiche siano concentrate attorno a quella montagna. Questo ci aiuterà a organizzare il nostro assalto. Abbiamo anche la posizione del sito di scavo. Dovresti vedere le coordinate sul tuo PDA più o meno. Mi pare fosse qua più o meno. Ok, me lo ricordavo bene. Rischio di prendere un veicolo e restare sulla strada. Non è stata una grande idea fino adesso, perché è lì che sono concentrate la maggior parte delle forze nemiche. Il bello di questo gioco nel 2007 è che ti dava la possibilità di raggiungere le varie zone come ti pare e piace. In questo caso potevamo anche passare attraverso quel ponte un attimino mezzo distrutto e smazzucato. Come ho detto, tanti approcci. Ora potremo passare attraverso l'acqua cercando di raggiungere quella zona laggiù, che comunque è la nostra meta visto che la base si trova da quella parte. Oppure possiamo prendere un veicolo che si trova da queste parti. Tuttavia era pieno zeppo di nemici e di rane. Ok, eccoli che sono arrivati. Lancia granate, aiutami tu. Oh, mi ha fatti fuori tre in un colpo. Aspetta che stanno arrivando altri simpaticoni. Li ho presi? No, l'ho mancati calmosamente. Aspetta. Perfetto, questo ho fatto fuori. Mi si sta buggando un pochettino l'arma. Sto pigliando una marea di bug che non c'erano neanche 13 anni fa. Magari non sprechiamo tutte le munizie. C'è un tipo, anzi ci sono due tipi laggiù. E per quanto sia inutile, possiamo mettere il mirino di precisione anche sul nostro fucile d'assalto. Aspetta, provo a cercare di sparargli. Ma, oddio, non è poi così male. Uno l'abbiamo abbattuto, gli altri non si sono neanche accorti da dove gli stiamo sparando. Resta l'ultimo di furbi che non si è accorto da dove gli stanno sparando. E, olè, porco cane, ho trovato un altro avamposto poco più avanti. Eccoli che stanno arrivando. Moriteci male, se fossi accucciato avrei una mira migliore. Ma voglio dire, ho 300 colpi, quindi mi posso permettere anche un minimo di rischio. Oh, porco cane, stanno arrivando anche dalla zona più in fondo. Aspetta un secondo, te ci muori male. Ok, sono riuscito ad aggirarli passando per la foresta. Mi sono spaventatissimo. Allora, aspetta che ne abbiamo un paio qui. Te ci muori male. Signore di prima, dove è andato? Salve. Aspetta, che quest'arma non è precisissima ad una certa distanza, essendo un fucile. Bani. Ok, fatto fuori anche il tipo davanti a me. Occhio che sono in fin di vita. Quanti cavolo siete ancora? Boni. Ah, non eri morto. Ok, ora sei decisamente molto più morto di prima.
Che casino! Oh, oh, c'è ancora gente. Signore, santo cielo, fuga! Le do qualche secondo di vantaggio. Ok, i secondi di vantaggio sono finiti. Oh, che casino. Aspetti che recuperiamo anche un po' di munizie. Di solito in queste basi... Oh, 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 potete vedere che è pieno zeppo di rifornimenti. C'è l'SMG al posto del fucile a pompa. Potrebbe essere un valido sostituto. Hai preso anche il modulo di puntamento laser. Buono a sapersi. Quindi lo possiamo tenere qui. Un mirino a punto rosso va più che bene. Voglio dire, è una mitragliatrice a corto raggio. Non è che devi spararci da chilometri di distanza. Ah, ok. Se trovassimo anche un caricatore allungato non sarebbe male. Guarda, un altro bel fucile di precisione. Purtroppo per me non ci sono veicoli dei militari, quindi mi devo accontentare di questo pick-up. Pertanto dovrò sparare io manualmente ai vari nemici. Maronne, quanto è veloce! È incontrollabile! Oh, 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 base nemica! Oh, base nemica! Ok, non mi hanno visto, non mi hanno visto. Sì, mi vedranno fra pochi secondi. Sì, mi hanno un attimino notato. Siamo praticamente arrivati al sito di scavo. Oh, perfetto, un veicolo militare che fa proprio al caso nostro. Oh, mi stanno sparando, mi stanno sparando. Corri, 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 mi sa che siamo arrivati al sito di scavo. Ok, aspetta. Dobbiamo abbattere assolutamente chiunque ci sia su quelle cavolo di torri. Uno, e magari miriamo. Due, ottimo. Se non ci avessero notato, come ho detto, ora sanno che siamo arrivati. Strickland, mi sto avvicinando al sito di scavo. Ricevuto, Norman. Infiltrati nel centro ricerche e porta in salvo Rosenthal. Farò alzare un VTOL per recuperarti. Sì, ma potreste anche darmi un pochettino di supporto, santo cielo. Mi sto infiltrando in una base nemica con decine e decine di coreani armati fino ai denti e che cocchio. Ok, è pieno zeppo di rinforzi nemici. Salve, signore. Scusi, sto ricaricando il coso delle granate. Porti pazienza. Oh, porco cane, c'è gente dovunque. Iniziamo ad inaugurare la nostra nuova mitraglietta che... non è niente male, anche un caricatore da 50 colpi. Aspetta, aspetta, signore, mi stia fermo. Piccolina. Dalle brevi distanze apre letteralmente i chiurli alla gente. Ok, questi sono i tizi che io ho saltato laggiù e che adesso sono venuti a dare una mano ai propri colleghi. Aspetta, lasciamo che loro passino. Hanno anche un collega laggiù. Allora, aspetta un secondo. Cominciamo. Oh, no, non era calcolato. Non avevo visto. Il tipo laggiù c'è morto malissimo. Neanche avevo visto i tanicozzi. Oh, sì, c'è morto tanto male. C'è peraltro un cecchino, credo laggiù, aspetta un secondo. Vai, e addio cecchino, perfetto. Signore, signore, c'è stata un'esplosione, ho paura. Venga con me, ho bisogno di un nuovo migliore amico. Aspetta che disattivo la mimetizzazione. Ragazzi, il vostro amico Jiang Jingju è ferito, porco cane. Venite a dargli una mano, presto. No, loro gli sparano, guarda, guarda, gli sparano. Ma, no, ma povero, ma c'è morto malissimo. Ok, quello laggiù dovrebbe essere il laboratorio dove si trova il dottor Rosenthal. Il problema è che è pieno zeppo di militari. Allora, aspetta un secondo, eliminiamo intanto il signore laggiù. Aspetta, non mi ha visto? Ah no, non c'è nessuno a bordo di quello. Ok, credevo di aver visto qualche militare. Me la potrei anche rischiare. Aspetta un secondo. C'è ancora qualche coreano in giro. Corri, 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 corri. Ah, porco cane, erano tutti qua dentro. Che spavento mi sono preso. Ehi, ehi, e datti una calmata, E datti una calmata, che cocchio. Guarda che casino che hai fatto, santo cielo. Che spavento. Oh, porco cane, è pieno zeppo di persone. Ok, ma è anche pieno zeppo di rifornimenti. Parliamone. No, scusa, Nomad, non tirami fuori il lanciamissili qua dentro, che non mi pare il caso. Munizioni pistola. Mi date munizioni per sto cavolo di mitraglietta, che è qualcosa di fantastico. Oh, ci sono ancora robe. Ok, c'è una porta chiusa. Io ovviamente so il codice. Hanno hackerata probabilmente. Generale Kyong, queste letture, le letture che ho ricavato, sono estremamente strane. Dobbiamo capire con cosa abbiamo a che fare prima di procedere. Sono stanco di questi ritardi. Non c'erano tutte queste cautele con gli altri fossi. So che cosa è successo nell'indurus, dottore. Quello era diverso. Gli altri campioni, i manufatti afghani, siberiani, erano tutti dei frammenti. Questo è il primo esemplare integro che abbiamo trovato. La cautela è indispensabile. Non c'è tempo da perdere, dottore. Gli americani sono già sull'isola. Le manovre diplomatiche non mi interessano, generale. Dovrebbero. Il Pentagono militarizzerà questo progetto. Credi davvero che loro ti lascerebbero questa stessa libertà di azione? Capisco. Mi serve solo un po' di tempo. La scansione è quasi completa. Questo tempio è tutto ciò che conta. Non mi interessa il tuo fossile, dottore. Non è solo un fossile. È un macchinario fossile a base di carbonio. Un macchinario di più di 2 milioni di anni. Cosa? Questo non importa ora. Questo tempio è la fonte di... Tempio?
Ma santo cielo, non abbiamo idea di che cosa sia. Se lo apriamo, potrebbe accadere qualsiasi cosa. Un attimo, stanno arrivando le prime immagini. Ma che... Non può essere. Qualcosa si muove. Ah, è impossibile. Oh no! Kyung! L'operazione va sospesa, è troppo pericoloso! Non sai che cosa c'è all'interno! Papà, cosa c'è? Elena, lo devi fermare! Devi andartene subito da lì! Sono ancora vivi! Chi è vivo? Ma di che cosa stai parlando? Il fossile! È ancora vivo! È... Oddio! Oh, oh. No! Rileviamo una trasmissione a onde corte dalla tua zona. Che cosa hai fatto? Vattene da lì, subito! Oh, mi sono giocato la mimetizzazione! Ma che... Chi sei tu? Forze speciali americane, dobbiamo andare via da qui. Oh, grazie al cielo! Kyung ha la mia squadra, mia figlia, nella miniera fra le montagne. Li devi raggiungere. Abbiamo commesso un terribile errore. Credo che il robot si stia risvegliando, ragazzi. Che cosa ho fatto? Oh no. Oh no, dottore fuga! Io ho la tuta, ma lei fuga! Mi sa che è troppo tardi. Che è successo? Ah, mi ha riavviato completamente la tuta e... Sono mezzo congelato! Che cavolo! È tutto mezzo congelato qua dentro! Oh! C'erano anche dei soldati lassù! Abbiamo un massiccio picco energetico al centro dell'isola. Che cosa diavolo è successo lì fuori, figliolo? Rosenthal è morto. La sua scoperta ha trasformato tutto in un cubetto di ghiaccio. E c'è un altro reperto sulla montagna, uno più grande. Devo andare subito là. Il velivolo sta arrivando, figliolo. Abbiamo un punto d'atterraggio ad alcuni chilometri, lungo il fiume. Prendi una barca e portati sul posto. Ci sono numerosi rinforzi diretti verso di te. Datti una mossa, figliolo. Presto saranno lì. Ok. Questa non me l'aspettavo. Sono tutti morti congelati all'istante. Davvero, se non avessimo avuto la tuta, saremmo morti come Rosenthal. Quindi probabilmente dobbiamo salvare sua figlia. Che disastro. Gente, io direi comunque che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo continueremo le nostre avventure su Crysis Remastered. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace in tutta la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!